Signori, benvenuti a Las Vegas. Allora, sono arrivato ieri sera, sono stato in albergo fino adesso, sono circa le 3 di pomeriggio e adesso sono arrivati anche gli altri, perché è arrivato Samuele, che è il manager di Marvin, e Marvin assieme a Julian. Quindi sto andando da loro, c'ho qui la bresaola e sotto c'è un'arma segreta che vedrete. E nulla, adesso sto andando lì, mangiamo con Capodaglio e vediamo se siamo ammessi o no in questa bolla, perché c'è una bolla della UFC dove ci sono dentro i fighter, i coach e chi è stato ammesso, e diciamo che può entrare solamente se sei testato dalla UFC. Quindi adesso vediamo se ci fanno entrare o se ci lasciano fuori in quarantena tutta la settimana. Allora, signori miei, hotel dei fighter, questa è la situazione. Hotel dei fighter, hotel nostro, hotel dei fighter, hotel nostro, ci divide 20 metri di parcheggio e questa recinzione qui. Qual è il problema? Che ci hanno fatto il test, tra mezz'ora ci danno il risultato, chiaramente saremo negativi perché ne abbiamo fatto uno anche ieri, però anche con questo test non possiamo accedere all'hotel fighter. Volta scorsa a Glendale, a Phoenix, non c'era nessun tipo di regola e stavolta in Nevada un bordello. Quindi è un bel problema, perché siamo venuti a Las Vegas e siamo praticamente divisi, però dai, in qualche maniera riusciremo, ci troveremo nel parcheggio a fare due chiacchiere. Adesso dovrebbe arrivare Capo per il pranzo. È arrivato! Guardalo! Ma veramente, ci siamo messi il così? Il pranzo è pronto, puoi prendere i piatti. Siamo messi così? No, sta lì così adesso. Siamo messi così? Quindi, prendi i piatti sotto. Recinzione che divide il bestiame. Ok. E c'è lo chef. Allora, posalo sul cofano della macchina. Fammi appoggiare sulla transenna. Dai, TV verità. Eh sì. Il capitano. Beh, che piattino che hai fatto, ragazzi. Cioè, qua, ragazzi, non si scherza. Tanta roba. Pure il basilico. Dovrei hai preso il basilico? Ma ho fatto l'ordine. No. L'ordine ieri su Amazon Prime, così siamo arrivati. Sono arrivato prima, ho preparato, fatto il setup della cucina. Abbiamo il basilico, l'olio d'oliva, la pasta. Non si può dire. Cascato intanto qui. Questo lo diamo ai quindi vermi. Abbiamo tutto. La situa è questa. Ma le sorprese non finiscono qui. Uno. Parmigiano. Vai, pure il grana. Parmigiano. Vai. Scavicchi ma non apra. Incredibile. Mamma mia. Operosità. Ma dove lo trovate lo chef così? Opulenza. Follia totale. Opulenza da main event. Basta. Start from the bottom. Now we're here. Abbiamo cominciato dal fondo e guardate dove siamo adesso. Transennati. A mangiare nel parcheggio con Capodaglio, con una fascia direi quantomeno discutibile. Però va bene così. Va bene così. Eccoli. Quindi girettino a Las Vegas la sera, perché? Perché dovendo stare in due hotel diversi non ha tanto senso. Purtroppo a malincuore tocca fare il turista a Las Vegas, che detta così magari suona male per chi non c'è mai stato e diceva sto stronzo. Però sarebbe più. Abbiamo camminato mezz'ora in superstrada per arrivare in centro. Sì, beh, chiaro. Abbiamo fatto mezz'oretta di strada sperduta nel traffico. E nulla, adesso ci facciamo un giro qui in centro, mangiamo qualcosa. Sperando che magari ci facciano entrare in albergo. Magari. Dubito seriamente. Però vabbè, vediamo le transenne Marvin. Esatto. E poi torniamo in albergo. E via che si va, tanto ora qua.
Aggiornamento, allora, siamo mercoledì mattina, ore 11. Abbiamo appena scoperto che Paolo Costa pesa la bellezza di 218 libbre, quindi complimenti Paolo Costa per la professionalità. Sono qui con Sam, intanto che sta lavorando. Sam, tutto quello che riguarda appuntamenti, quello che riguarda interviste, gestire, parlare con Dolce Gabbana, che stanno arrivando i vestiti per la Fight Week, c'erano dei vestiti da sistemare. Sono arrivati in sartoria da Los Angeles, giusto? Sì. Trick. Arrivati stamattina. E tutte queste cose qua le gestisce lui in Fight Week, quindi sempre lì che o al cellulare o al computer. Non riuscite a vederlo in faccia, ma è sempre piegato su qualcosa. Comunque, a parte questo, quindi UFC ha fatto un'offerta di peso a Costa dicendo: ok, proviamo a pesarci a 198 libbre e stiamo aspettando una risposta. Quindi al momento non si sa molto. Altra cosa, noi abbiamo questi, che è un test, dove sono qua? È un test negativo di Covid. Non si capisce perché non ci fanno entrare comunque nell'albergo dei fighter, che è, ve lo faccio vedere, non è tanto lontano, è quello lì. Quindi, non si sa bene il perché. Direi che per la prima parte di vlog abbiamo detto tutto quello che c'è da dire. Adesso è mercoledì, andiamo a fare il secondo pasto nel parcheggio, assieme a Capodaglio. Fermo, buon però. E basta. Prima parte finita, speriamo nella seconda parte che ci siano buone notizie. Raga, state sintonizzati che arriva la seconda parte.